Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono RPT Dalla e oggi siamo su Crash Bandicoot in 6 Trilogy. Ci sono 3 giochi in uno, noi inizieremo dal primo ovviamente, quindi iniziamo questa nuova serie. Faremo ovviamente, partiremo dal primo, arriveremo al secondo, arriveremo al terzo. Quindi vediamo come ci esce il gioco, farò un paio di cacate. Non mi giudicate. Dottor Cortex, non sappiamo perché non ha funzionato in passato. Sciocco! Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà mia. E ora ci siamo. Resto nel vortice. Cortex, il vortice non è pronto. Non abbiamo idea di che cosa succederebbe. L'ennesimo fallimento. Catturatelo! Preparate il Bandicoot femmina. Ma ciao Tona. Buongiorno. E fu così che Crash diventò un completo coglione. E noi dobbiamo tornare là. Cioè. Ah. Ciao Crash. Allora, devo capire un po' i tasti perché non c'è il tutorial, quindi dovrò un po' capirli. Vabbè, questo. Vabbè, sono soltanto questi 3 tasti. Movimento, salto e roteare. Ah, si può aprire pure l'inventario? Ciao. Ok. Questo salto non mi ispira fiducia. Questo gioco è stronzissimo perché ti mette le casse tipo queste. Ecco, tipo queste. Queste casse così a caso. Te non hai fatto niente al gioco, ma il gioco non gli importa. Perfetto. Prima morte già fatta. Misserò un botto di volte queste cose perché è difficile giocarci. Poi non hai nemmeno, cioè non sai bene dove stai saltando, perché è difficile capire dove sta l'ombra di Crash, quindi è un po' difficile. Oh, uccidilo, grazie. Quando hai voglia, sai. Ah, tenendo premuto X dovrei fare un salto più lungo. Non c'è niente? No, a quanto pare no. Ok, sto già per... seconda maschera. Ok. Perfetto. Quanto mi farebbe comodo il doppio salto? Sì, perché nel secondo gioco sbloccheremo dei potenziamenti. Non ve li so spoilerare perché sennò non ha senso continuare. Checkpoint. Terza maschera di Aku e abbiamo l'invulnerabilità. Tranne se cadiamo failiamo male. Guarda queste. Allora, prima partiamo da sinistra. No! Che è successo? Scusa, non ho capito. Non ho capito. Non c'è niente quassù? No, perché io non mi fido mai di questo gioco. Non ci si può fidare. Questa la prendiamo dopo. Intanto fare il giro contrario è molto difficile perché devi capire dove ci sono i salti. No, niente, perfetto. Questa mi sa che dobbiamo partire. Ah, sono già morto 2 volte. Perché possono sempre far comodo delle vite in più. Ma a me sti salti questi stronzi.
eccoci. Oh, 3 casse mi servono. Una qua e l'ultima è quella laggiù. Se non sbaglio, posso prendere tutte le casse. Ah, sì! Gemma! 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 Sì! Ah! Oh, Gesù! Dolore! Dolore! Vabbè. Allora, ah, me lo ricordo, sì, me lo ricordo, sì, me lo ricordo. Andiamo qui? Aspetta, qui? Aspetta, qui c'è il livello più difficile, quindi perfetto. Direi che non è ancora il momento per farlo, lo faremo in futuro. Sì. Che lo faremo in futuro. Ora c'è qualcosa. Se no non metterebbero questa cassa, mi pare ovvio. Allora, questa è una TNT. Vabbè, c'è anche scritto una TNT. Se io ci salto sopra, parte un timer. E quando parte il timer, dopo 3 secondi. Che in realtà sono 4, però. Oh. Ok. Ok. No, ma ci sono... No, vabbè, sono suicide. Cioè, si suicidano. Oh! Oh no. Queste no. Ok. Abbiamo ottenuto un... Oh, oddio! Una medaglina di tona. Se ne prendiamo 3, noi possiamo... Oh, invulnerabilità. Possiamo... Prima che io cadessi come un ebete, stavo dicendo... Possiamo ottenere un livello bonus. Allora. No. Oddio, è hard questo gioco. Ma è anche simpatico da fare, ora simpatico. Oddio. No, ora ce ne sono 2. Ora. Io ho paura. Ah, qui se otteniamo, credo. Aspetta un secondo. Oh no. Lì ci posso arrivare? Perché... Oddio. Aiutatemi. Sono ritardato. Vabbè. Ma se io faccio la... se io giro... quando c'è uno di quei frutti... In teoria il frutto... dovrebbe andarsi a fare benedire. Allora, ne abbiamo 2. 6. Ok, ciao. Se me ne spawnano invece... Ora urlo. Aia. Aia, vabbè, avevo... No, la vita... No, la vita... Vabbè, se mi butto... Se mi butto per prendere la vita è inutile. Perché, comunque, ho sempre la stessa vita. Ah, no, vabbè, non... Oh, sì, possiamo fare il livello bonus. Andiamo a fare il livello bonus. Che felicità. E ora 2D, quindi evito di cadere... come un idiota. Io salto sopra non per perdere tempo, ma perché ho paura che ci sia qualcosa sopra. Oh, ciao Cortex, mi vendicherò quando mi vendicherò. Non so cosa farò. Abbiamo ottenuto una vita bonus e 2 vite mi sa. Sì, 2 vite, perché quando arriviamo a 100 frutti Wumpa, che sono i frutti, questi frutti, in teoria dobbiamo prendiamo una vita.
Ok, allora, no, tre casse. Dove? Dove? No, 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 di tre casse. No. Perché quando noi manchiamo tre casse, quando noi manchiamo le casse, ci cadono in testa. Grazie. Gentili. Veramente. Allora, perché no? Questi sono in salita. Questi sono in salita. Aspetta, No, perché questo gioco, se era una cassa qui, io mi arrabbiavo, chiudevo il video e la mancavo. Ovviamente non starò a completare il gioco al 100% perché se no non porterò mai Crash Bandicoot 2, non porterò mai Crash Bandicoot 3, non porterò mai altri video. Quindi non finisco il gioco. Dai! Però ci accontenteremo di questi. Allora, qui devo fare attenzione. Qui devo fare attenzione perché se me lo piglio in viso, quello mi schiaccia. Oh! Cos'era? Una scimmia? Non ho visto. Ok, abbiamo preso un'altra vita. Qui devo fare così, così me lo giro. E da qua posso saltare qua su. Da qui salto, salto e risalto e risalto. Da qui il checkpoint. Poi. Qui evito la scimmia. Perché se. No! Mi serviva per prendere la maschera. Vabbè, non importa. Possiamo farne anche a meno. Credo, anche se sono una pippa enorme. Ok, un altro totem. Ce ne manca uno. E arriviamo. Dai! Ok. No, il muschio no. Il muschio no. No! Speravo. Quando prendiamo. Il coso della vita. Ok. Allora, questo muschio credo che mi porterà indietro. Appunto. Mi ha rallentato. Allora, se magari. Grazie, Crash. No, ok. No, no, ti prego, no. No, pure il fuoco. No, il fuoco no. Allora, c'è il fuoco. Appena finisce il fuoco mi sposto qua. Aspetto che cada questo. Appena cade questo faccio così. Devo stare totalmente al centro. Ok. 11 casse che ci sono da prendere. Sì, allora devo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, questa la faccio esplodere. Faccio così, queste casse qua appaiono. Faccio così. Allora, ok, faccio così, così. Ah, questa mi sa che la devo rompere. Ah, appunto, se no mancavo questa brutta cassa in mezzo. Io faccio così, qui la rompo, qui salto. Faccio tac, 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 tac. Che mi sa che mi sono giocato il punto per saltare, no? Oh, due ca... No! No! Ho buttato una vita via! Chi se ne importa? Aspetta, ma lì c'è una parte in più. Ma mi sa che qui cadono le intagioni casse Crash. Avete visto che lì c'era uno spazio? Prima che ho preso la fine, c'era uno spazio. E lì c'era una specie di cristallo. Mi sa che se io lo prendo riesco a completare le. Riesco a completare le. Aspetta, sì, questo qui è quello che ho appena fatto. Riesco a completare tutte le casse. Quindi anche prima non è che mi sono dimenticato delle casse. E
è che lì c'era una vabbè dai, c'era quel coso, del cristallo, che credo che mi portava in uno spazio bonus, come una specie di altro bonus. Come ho detto prima, non finirò il gioco, però questo me lo ricordo, credo che se faccio qualcosa con una specie di cristallo io riesco a prendere le case in più. Se avete visto Indiana Jones, questo video sarà fatto per voi. Perché? Ecco perché. Ci sono anche i salti. Sì. Però direte, vabbè, allora è facile, cioè è già finito. No. E ricomincia. Ok, corri, 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 corri. Oh no, qui devo saltare. Qui le devo saltare queste. Non so se le casse le prende lui. Però io ho paura. E vorrei evitare, grazie. Allora, sto andando bene. Pensavo andassi molto peggio di così. Ok. Io diciamo che questi primi livelli io alla Switch ci avevo già giocato. Sulla Switch però. E quindi è per questo che all'inizio non mi ricordavo i tasti. E vabbè, lì, insomma. Quindi questa parte me la ricordo. È che... Oh, oh, cristallo! Sì! E abbiamo finito anche questo livello. Grazie Crash. Prima che io finissi il livello, stavo dicendo che io questo gioco, i primi livelli, l'avevo giocato sulla Switch. Però non mi ricordo niente. Allora, facciamo questi ultimi livelli, forse, non lo so. Dipende però quanto è passato. Cercherò di fare un po' di più, poi basta che... Oh no, questi no. C'è un totem di zona. Oddio, cos'è successo, raga? Non ho visto. Le foglie che vanno controcorrente, però... perché se lo chiedesse? No. Cioè, No, Crash non sa nuotare. Se no, potremmo fare tutto questo livello a nuoto. No, Crash non sa nuotare. E a quanto pare ho problemi anche con queste... Oddio. Prima è successo qualcosa, ma non so cosa. Mi sa che mi è arrivato un piranha dritto nel... dritto nel viso. Sofferenze su questo gioco. Per favore, aiutatemi. Ok. No, il muschio ancora. Checkpoint. No! Ok. No. Allora, qui salto, prendo. Queste sono piante carnivore. Ah, devo aspettare. Non lo sapevo! Ci sono i piranha a ogni passo. Volevi! Queste viola si aprono anche quando io non ho cosa da fare. Ah, qua. Oddio. Anche quando io non... Vedete? Quella lì si è chiusa. E io non ci sono passato. Quelle rosse invece si chiudono quando io passo. Ah, vedete voi che stronze. Devo fare attenzione, devo avere tempismo. Io di tempismo ne ho molto poco. No. Ok. Ho paura. Lo dico, io ho paura. E ho buttato un'altra vita. Oddio. Dio santissimo. Ah, questo gioco. Non lo finirò mai. Sp-
spero di finirlo anche in fretta in realtà, eh. Oddio, no, 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 no. Tre casse, ma perché credo che... Quelle. Quelle accanto a me, quando ho finito. Ecco, mi serve un qualcosa? Credo che... No, non lo so, non lo so, raga. Primo boss, Papu Papu. Ok, questo me lo ricordo benissimo. Super giù. Oh, poverino. Buongiorno, salve. No, noi siamo qui, stiamo soltanto aspettando lei, Qui posso saltare. Ma sono sul trono. Posso approfittarne. Ok. Comunque io entro. Vabbè, non cerco di farmela easy. Noi entriamo in casa sua, lo svegliamo e gli saltiamo addosso. Che altro? Copriti. Oh no, dai. Volevo cercare di fare un video family friendly, però a quanto pare Crash non me lo fa fare. Oh, finito. Olè. Abbasso Papu. E mo abbiamo finito il primo boss, che è stato anche facile. Super giù. Macchina del tempo di Coco? Cos'è? Ah, credo per giocare in multiplayer. Non lo so. Ci sta di sì che per giocare in multiplayer. Anche se non lo faccio. Però... Perché non posso. Perché c'è questo caso del Covid. E non posso uscire. Quindi è per questo che sto registrando questo gioco. Se no non avrei motivo umano. Anzi no, perché Crash Bandicoot mi piace. Ok. Intanto il primo boss l'abbiamo sconfitto. Olè. Sembra che sto diventando più bravo ogni passo che faccio. Ma in realtà no. Faccio sempre schifo. No. Aspetta. Ah, ok. Pensavo che me la fossi giocata. Oddio, aiuto. Ho preso paura. Troppe cose che si muovono. Troppe. Allora, qui devo saltare qua. Qui, oddio, non mi fido. Non mi fido per niente. Ok, terza maschera. E abbiamo l'invulnerabilità. Se non cado. Oddio, oddio, oddio. Ho ansia. Oddio. Ho ansia. Ansia! Oh! Oddio. È finito proprio nel momento esatto in cui ho saltato. Ti odio. Odio Crash Bandicoot. Non si muovono. Ok. Momento esatto. Muori. Oh no. No, ok, perfetto. Manca ancora tanto? Sì. Oh, terzo, andiamo. Altro livello bonus. Non so quanto siamo di video, però. Mi sa che dopo questa finisco il video. Oh no. Vabbè, ho capito che questo salto lo posso fare, quindi. Finisco questo episodio, forse anche un altro. Grazie Cortex, ciao. E poi forse concludo l'episodio? Non lo so, forse dopo questo. Allora. Vita aggiunta. Ok. Qui ci serve la gemma blu. Che noi non abbiamo. Cosa? Questo è embrio. Lo so e lo so bene. Perfetto. Ah, mi sa che di casse non ce le abbiamo tutte. O le ho missate un po'. O è perché. Vabbè. Farò un altro livello. O è per le gemme. Aia.
povero Crash. No. Oh no. Aia, la schiena. Lo so. Lo so, Crash. Lo so, Crash. Dai. Dopo questo c'è un livello. Facciamo questo e poi concludo. Oh no. Qui dobbiamo soltanto... No. Un porceddu. Corri, porceddu. Oddio, no. Dobbiamo prendere anche tutto le... Oh no. Ok, per ora no. Oddio no! Così. Tamburi! Troppe cose! Oh, è difficilissimo! Tra... Ma poi si sposta a sinistra! Ma che problemi deve avere per fare sta cosa? Oddio. Appena finirò questo gioco sarà il giorno della mia morte. Sì, sì, sì. Di una cassa. Chissene. Allora ragazzi, io concludo qui l'episodio. Noi ci vediamo in un prossimo episodio di Crash Bandicoot, perché ora è una questione di vita o di morte finire questo gioco. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!